Buongiorno, intanto che si stanno collegando le altre persone, ne approfitto e vi ricordo che allora, sono il direttore dottor Alberto Malvicini, con noi è presente oggi la dottoressa Giorgia Rastelli, nostra responsabile dell'ufficio paghe, in questo appuntamento conclusivo di queste tre, diciamo, giornate dedicate al mondo dei rapporti di lavoro. Il dottor ci sta per raggiungere. Aspettiamo ancora un attimo perché ci aveva detto appunto che era un attimo in ritardo. Intanto io vi ringrazio per essere stati con noi, per chi ci ha seguito tutte e tre. Vedo il piacere che stanno aumentando le persone che stanno collegando. Aspettiamo un attimo che continuino. Bene. Ti ringrazio innanzitutto per la presenza che ci avete seguito e avete anche interagito con noi nelle giornate scorse, dopo incontri, chiedendo spiegazioni ulteriori e portando casi diretti previsti da voi nelle vostre aziende. Ricordo sempre che noi siamo a vostra disposizione per tutte le domande che possano sorgere durante l'incontro, ma anche dopo, ovviamente. La dottoressa Rastelli, quale nostra responsabile, comunque anche sindacale, è a vostra completa disposizione per una prima consulenza, nel caso in cui ovviamente voi non abbiate già sentito magari i vostri consulenti diretti. Comunque, in ogni caso, due opinioni sono sempre positive e valide da sentirsi. Ovviamente per invece i nostri soci e per coloro che hanno i nostri servizi con noi, siamo completamente a loro disposizione. Vedo un attimo che c'è una comunicazione. Sì, allora mi ricordo di informarvi che nelle prossime giornate, anzi già nella giornata di domani, per chi sarà interessato, ci sarà un webinar dedicato un po' a un tema diverso. Entriamo in un ambito diverso che è quello della comunicazione, perché comunque abbiamo cercato di avere un diciamo uno sguardo a 360 gradi su tutte quelle che sono le materie che possono essere o i temi che possono essere cari a voi e ovviamente inerenti alle vostre attività. Quindi venerdì, domani avremo questo primo webinar dedicato al mondo della comunicazione e al mondo soprattutto dei social. Quindi molto spesso si fanno corsi dedicati a Facebook, a Twitter o a Instagram, dando magari delle indicazioni generali di cosa sono, di come funzionano e come magari possono essere utili. Noi vogliamo andare un po' più avanti nell'incontro che ci sarà domani e per chi fosse interessato può mandare una mail a sindacale chiocciola unionecommerciantipc.it per avere tutte le informazioni e soprattutto il link per poter aderire. Comunque, come vi stavo dicendo, in questo webinar cercheremo di far conoscere invece la tecnica della comunicazione visiva, quindi parleremo di foto, di come caricare le foto più interessanti, accattivanti sui principali social. Questo perché ormai è risaputo l'aspetto estetico, la parte comunicativa visiva anche sui social è quella che la fa da padrone. Quindi è corretto, una volta che si è capito come si realizzano, come si creano le pagine social di Facebook, Instagram, eccetera, imparare però anche che cosa caricare su queste pagine per evitare di essere appunto noiosi, per poter essere invece attrattivi e per poter essere appunto sempre seguiti dal maggior numero di follower. Sempre per voler diversificarsi nella comunicazione e nella formazione, intanto vi dico che ci sarà anche un altro corso, un dedicato al food cost. Questo naturalmente più per i nostri associati della ristorazione. Oggi sappiamo che la situazione nell'ambito della ristorazione è molto critica, purtroppo a causa delle continue chiusure che continuano a permanere durante questo periodo. Allora abbiamo cercato di preparare, di predisporre un incontro dedicato alla gestione dei costi. Purtroppo quello che, a parte continuare giustamente a chiedere di poter riaprire e i ristori, abbiamo creato anche questo momento di incontro dedicato appunto a far conoscere come può essere amministrato, in questo, anche soprattutto in questo periodo, i costi nella gestione della ristorazione. Quindi
non solo appunto la gestione dei fornitori, ma proprio la gestione in generale e come calcolare soprattutto i costi nella gestione generale del locale, specialmente come ripeto oggi che purtroppo queste voci ci sono e naturalmente con le poche entrate, quasi scarse entrate derivanti, è importante anche avere un'idea di come si possono ridurre i costi. Ecco, quindi questi sono alcuni dei costi sicuramente per l'entrata. Il food cost sarà invece la prossima settimana, anche in questo caso, se volete potete iscrivervi, in questo caso direttamente anche andando sulla nostra pagina Facebook, lì c'è un link diretto. Per potersi connettere, sta avendo già un ottimo successo, sia quello relativo alla fotografia sui social, sia questo dei food cost, a uno dei posti limitati. Quelli del food cost stanno quasi esaurendosi, quelli della fotografia ce n'è ancora qualcuno, quindi potete eventualmente anche su quello. Vi dico già che sono in programma e poi altri corsi, sempre in tema, se ritorno sulla comunicazione, dei social network. Altra cosa importante, non è soltanto la fotografia, certamente come dicevo fa la principale cosa, ma anche la comunicazione verbale, quindi come riesco a scrivere, come scrivere sui social network per essere accattivanti, brevi, intensi, concisi, ma interessanti. Quindi faremo un incontro di un'ora dedicato invece alla scrittura creativa, come si scrive sui social, cioè cosa scrivere per essere interessanti e cattivanti per fare la differenza, per essere quelli che vengono sentiti, visti nei social. E poi ritorneremo invece su temi più tecnici, se vogliamo così dire, dell'organizzazione aziendale. Faremo un seminario dedicato all'organizzazione aziendale, quindi a verificare come vengono gestite le risorse all'interno dell'azienda, e ripeto, in questo momento a maggior ragione è importante valutare come vengono gestite. E l'altra cosa, quella del webinar relativo alla gestione del tempo. Anche questo, sempre in merito all'organizzazione del lavoro, molto spesso capita che ci siano degli impegni che si sovrappongono oppure non siamo in grado di distribuire equamente le energie o il tempo durante magari la giornata. Ecco, questo è un webinar dedicato soprattutto alla gestione del tempo. Per chi vorrà, è la seconda edizione che facciamo, la prima è stata un successo, per chi vorrà sempre in questo caso potrà connettersi con noi, sempre inviando in questo momento una mail, perché ancora sulla pagina Facebook non c'è questo programma dedicato alla gestione del tempo e anche quello dell'organizzazione aziendale, però se qualcuno di voi fosse già interessato a candidarsi, nelle prossime settimane verrà pubblicato, ma se vuole già inviare una mail, molto volentieri. E infine, probabilmente, riprenderemo anche il tema del credito, in particolar modo adesso, soprattutto riferito anche al discorso, probabilmente, sostegni bis che arriveranno. Comunque, in ogni caso, riprenderemo anche un seminario dedicato al credito, agli strumenti di accesso al credito, soprattutto agli strumenti di agevolazione per il credito. Questi sono appuntamenti one shot, una volta, un'ora, fatti apposta per non essere eccessivamente pesanti per coloro che decideranno di partecipare. A questi seguiranno poi nell'arco dell'anno corsi di formazione dedicati in parte a pagamento, in parte gratuiti. Naturalmente alcuni saranno a pagamento, altri saranno gratuiti, grazie al contributo che arriva dalla nostra regione Emilia-Romagna. Ma di questi vi faremo sapere. Intanto, questi sicuramente sono un'ora, un tema, da questo venerdì, prossima settimana Food Cost, prossima ancora il discorso dedicato alla scrittura creativa, poi organizzazione aziendale, gestione del tempo e credito. Ecco, questi sono un po' i webinar che ci attendono da qui al prossimo mese, diciamo, fine mese, prossimo mese. E dopo, probabilmente poco prima dell'estate o forse anche dopo l'estate, un percorso formativo di 24 ore, ovviamente suddivise in 2 ore magari per settimana, proprio dedicato a ciascuno di questi temi. Alcuni, come dicevo, gratuiti, altri con un costo minimo di magari 30-50 euro a seconda del fatto di essere soci o meno, questo per dare un valore ovviamente naturalmente ai nostri soci, ed è legittimo che sia così. E poi eventualmente riprenderemo anche il tema del lavoro. Nel frattempo, mentre attendiamo che arrivi il dottore,
Io lascerei un attimo. Scusami, direttore, ritiene opportuno parlare anche di quegli incontri di un'oretta che Sul faremo nei territorio? prossimi Sì. giorni sul territorio? Allora, effettivamente ci sono anche questi, di carattere più, se vogliamo così, associativo, nel senso che contempleranno un po' anche aspetti di carattere associativo, volti per esempio a far conoscere le possibilità che si hanno da parte dei soci a partecipare a noi. Ecco, si è giunto a noi il dottor Sartori. Allora, dicevo, grazie dottore, benvenuto. Finisco solo un argomento e le do subito la parola. Dicevamo appunto, ci saranno questi webinar dedicati ai nostri commercianti sul territorio, ovviamente ai nostri soci. In questi seminari, di un'ora sempre anche questi, nella settimana, verremo invece a toccare dei temi un po' più ampi, degli servizi, come dicevo, che la struttura può dare, vale a dire il nostro ufficio bandi, il nostro ufficio, quindi sapere che l'Unione Commercianti può dare informazioni in materia di bandi, ma anche il nostro nuovo sportello di informazione e di innovazione, EDI, SPIN, che invece può permettere, sempre nell'ambito dell'innovazione, una valutazione della vostra pagina social, quindi dello stato della situazione del vostro rapporto con i canali nuovi di comunicazione, quindi gratuitamente un'ora vi facciamo uno screening per vedere come vi approcciate al mondo dell'online, quindi a Facebook, al sito, a Instagram, oppure se avete già un e-commerce, annunziamo anche come viene a essere gestito il vostro e-commerce, quindi quanti clienti, quanto dumping, quanto viene visitata e vi suggeriamo delle strategie migliorative, oppure per chi è a digiuno specifichiamo come fare. È chiaro che è una durata di un'ora gratuito per i nostri soci. C'è il nostro, invece faremo conoscere il nostro ufficio contabilità e fiscale che può dare invece tutta una serie di informazioni in merito anche ai fondo sostegni, eccetera. Ecco, questi sono seminari sul territorio, fatto per i nostri associati sul territorio. Chi è socio collegato riceverà poi, appena saremo pronti per realizzarli, il link. Io non mi dilungo oltre, allora io direi, di lasciare direttamente la Certo. parola al dottore. Grazie, dottor Sartori, come sempre, Grazie. grazie della sua disponibilità. Lascio subito la parola a lei. Grazie. Ancora una volta sono molto contento di essere con voi. È stato un percorso, quello che ci ha visto impegnati in questi tre webinar, che si è snodato attraverso una modalità abbastanza classica, però penso che sia stata molto apprezzata. Quindi prima un po' di cenni alla parte sostanziale di alcuni istituti, di alcuni contratti di lavoro che sono tra i più utilizzati e tra i più problematici. In particolare ci siamo soffermati sul contratto di lavoro intermittente e sul contratto di lavoro a tempo parziale. Poi abbiamo esaminato un po' la tematica abbastanza ampia della cessazione dei rapporti di lavoro, quindi anche molto attuale, ahimè, con una serie di disposizioni che sono ancora vigenti sia sulle dimissioni che sul licenziamento dei lavoratori in presenza di determinate condizioni. Abbiamo evidenziato quali sono i connotati, no, di legittimità, di illegittimità e le conseguenze in particolare che questi possono poi provocare sui rapporti, sulla disciplina della cessazione dei rapporti di lavoro. Oggi siamo ad affrontare un tema altrettanto dibattuto, altrettanto importante, che è quello delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e del procedimento di erogazione di queste sanzioni. Quindi accenneremo in una prima parte al procedimento ispettivo, come si snoda molto brevemente, per poi passare alle principali sanzioni amministrative, quando vengono applicate, quali sono le loro premesse, le loro condizioni. Come le altre volte, mi aiuterò con alcune di queste slide abbastanza sintetiche e sono a disposizione alla fine dell'esposizione per eventuali chiarimenti. Parlare di sanzioni amministrative in materia di lavoro è molto complesso, però non è altro che una piccola parte di quello che può essere il sistema sanzionatorio che oggi conosciamo, perché sappiamo molto bene che la materia amministrativa non è l'unica che poi viene in rilievo quando all'interno dei rapporti di lavoro vi sono delle criticità. Cerchiamo di non confondere quello di cui oggi parleremo,
che è l'aspetto più propriamente sanzionatorio, con quella che è la materia vertenziale. Le due cose vanno insieme, vanno di pari passo, ma fino a un certo punto. Detto in maniera molto sintetica e semplice, una vertenza individuale di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro è una cosa, è un aspetto che riguarda il singolo rapporto. La sanzionabilità amministrativa di una determinata condotta del datore di lavoro è un'altra cosa, molto diversa. Vi può essere una vertenza individuale di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro senza che ci siano delle violazioni amministrative o, a maggior ragione, penali che sono legate a questa vertenza. E come al contrario possono esserci dei casi in cui l'ordinamento statale predispone delle sanzioni amministrative a tutela di determinati interessi statuali, ma non solo, anche dei singoli lavoratori, senza che questa cosa si accompagni a una vertenza di lavoro. Quindi è opportuno scindere le due situazioni, perché, ripeto, non sempre vanno insieme. Certamente nel caso normale noi ci aspettiamo che le due cose si combinino, ma non è sempre e comunque detto, come non è sempre e comunque detto che tutte le vertenze di lavoro sfocino in un'attività ispettiva, in un'attività di vigilanza vera e propria. Mi sentirei anzi di dire che la maggior parte non arrivano a questo stadio, d'accordo? Quindi non c'è sempre comunque una connessione tra le due vicende. L'attività ispettiva in materia di lavoro, come vedete, ha una sua propria funzione, dei propri suoi compiti, che sono delineati in modo molto schematico in questa slide. Ovviamente l'attività di vigilanza si propone innanzitutto il contrasto al lavoro sommerso, ma non solo, c'è tutta una fetta di rapporti di lavoro che possono essere oggetto della vigilanza ispettiva, anche se sono rapporti di lavoro regolari sul piano formale, perché l'irregolarità, sappiamo, si può trovare anche all'interno della gestione del singolo rapporto. Quindi verificare se i diritti dei lavoratori, quelli previsti dalle normative di legge, ma anche dai contratti collettivi di lavoro, sono rispettati all'interno di un rapporto di lavoro singolo, questa è una cosa che compete agli ispettori del lavoro nell'ambito della loro funzione e dei loro compiti. È chiaro che non bisogna intendere la figura dell'ispettore del lavoro, che svolge delle funzioni senz'altro nobili e anche necessarie, secondo me, all'interno del nostro sistema, però non bisogna confonderlo con la figura del giudice. Il giudice del lavoro, il magistrato di tribunale che alla fine, in ultima analisi, decide sulle controversie di lavoro, è una figura diversa da quella dell'ispettore. L'ispettore chiaramente ha un compito importante, è un ufficiale di polizia giudiziaria, può accedere, lo sappiamo, a tutti gli uomini di lavoro in ogni ora del giorno e della notte, può verificare documentalmente l'osservanza delle norme legislative dei contratti di lavoro da parte dell'azienda, ma non è un giudice, quindi alla fine non arriverà mai a svolgere una funzione giurisdizionale, decisionale vera e propria. I verbali ispettivi, noi lo sappiamo molto bene, non sono degli atti definiti, proprio perché devono essere sottoposti a un duplice vaglio, poi vedremo di cosa si tratta, però è sempre una parte iniziale di un percorso di accertamento e di verifica al verbale ispettivo, non è mai l'ultima parola. Chiaro che anche i verbali ispettivi passano sotto la lente in ultima analisi di un giudice, quindi quello che poi è il potere della magistratura, del magistrato del lavoro in particolare, rimane fermo al di là di quello che è il compito istituzionalmente importantissimo dell'ispettore del lavoro. L'attività di vigilanza ha un suo coordinamento, vedete che non esistono solo gli ispettorati territoriali del lavoro, le vecchie direzioni che svolgono questa attività ispettiva o di constatazione di illeciti, notate che ci sono delle strutture, degli enti, gli ispettori dell'INPS e dell'INAI, come sapete, credo tutti, fanno parte all'interno della loro struttura specifica, ma fanno anch'essi parte del personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ci sono però una serie di altri organi, carabinieri,
carabinieri territoriali, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, l'Istituto Nazionale di Provvidenza dei Giornalisti, tanto per fare degli esempi, ma sicuramente ne troverete altri. Ebbene, tutti questi organi hanno il potere di constatare o alcuni addirittura di contestare illeciti in materia di lavoro, che poi confluiscono in ultima analisi dell'ispettorato, perché è l'ispettorato territoriale del lavoro che poi riceve da tutti questi enti, oltre che dai propri ispettori, i vari verbali e svolge una funzione di controllo e di uniformità, non di linea interpretativa rispetto al lavoro di tutti questi soggetti. Quindi c'è un'attività di vigilanza che ha una connotazione diversificata. Alcuni di questi enti hanno proprio autonomo potere di constatare, addirittura di contestare illeciti. Quello che dà unità non è tanto la parte di vigilanza, la parte ispettiva, ma il momento successivo di valutazione dei verbali e di redazione degli atti definitivi, che poi comunque possono sempre essere impugnati davanti all'autorità giudiziaria. L'importante è che sappiamo che ci troviamo di fronte a un insieme di soggetti che possono o insieme o autonomamente svolgere attività ispettiva. Negli ITL l'attività ispettiva di vigilanza si snoda in vari modi, diciamo che tendenzialmente si tende a ritenere, ed è sbagliato, che l'attività di vigilanza parta da una richiesta del singolo fino in qualche modo a confondersi con l'aspetto verdenziale. Questo è un dato importante, forse ancora oggi è il dato prevalente, però non dobbiamo confondere i due piani. La richiesta di intervento presentata al lavoratore, la segnalazione presentata da una categoria sindacale, da una struttura di tutela del lavoratore, sono una parte del lavoro, consistono sicuramente in tante ispezioni, in una verifica di queste richieste di intervento, di queste segnalazioni, ma l'attività ispettiva non si esaurisce nella ricezione e nella verifica delle richieste di intervento dei singoli lavoratori, delle segnalazioni delle organizzazioni sindacali. Capite che se l'attività ispettiva si fermasse a questo, perderebbe molta della propria importanza e della propria incisività. Esiste accanto a questa vigilanza su richiesta una grande altra categoria di attività di vigilanza, che è quella che viene definita vigilanza di iniziativa e che coinvolge determinati settori, ambiti che vengono determinati, decisi, definiti dagli enti stessi che svolgono attività di vigilanza. Quindi rispondere alla domanda di qualche datore di lavoro che a volte mi viene fatta, ma chi è stato a mandare l'ispezione, è perfettamente inutile perché potrebbe anche non essere stato proprio nessuno. Quindi quello che a volte si crede invece tendenzialmente è che ci sia sempre un'origine interna all'azienda, no? Determinate attività, non è sempre così. Per vigilanza congiunta si intende quella che viene svolta da due enti congiuntamente, in particolare dagli enti che fanno parte dell'ispettorato nazionale, cioè ITL insieme. Per quanto riguarda la vigilanza speciale non mi soffermo, chiaramente sono iniziative molto molto particolari che vengono instaurate in specifici momenti in cui si ritiene di dover approfondire un controllo su determinati settori che vengono ritenuti strategici. Voi sapete anche, per averne parlato anche un po' con voi due settimane fa, che le richieste di intervento acquisite dall'ufficio e presentate dai singoli lavoratori possono essere immediatamente portate in accertamento ispettivo, ma possono essere, questa è l'ipotesi oggi prevalente, portate in conciliazione prima ancora che si attivi un accesso ispettivo. Questo tipo di conciliazione si chiama conciliazione monocratica preventiva e il suo esito positivo favorevole esclude l'accertamento ispettivo, dove invece l'esito è negativo per mancata presenza di una delle parti, per mancato accordo, si passa necessariamente poi alla verifica ispettiva. Verifica viene avviata con un verbale di primo accesso
che viene consegnato alla parte ispezionata il primo giorno dell'attività ispettiva e si conclude di fatto con la notificazione di un verbale, oggi viene chiamato verbale numero di accertamento, che è quello che poi contiene le varie diffide, i vari provvedimenti amministrativi con i quali si chiede all'azienda di regolarizzare determinate posizioni e in cui vengono individuate le sanzioni, misura minima e misura ridotta, che possono essere pagate per estinguere l'accertamento ispettivo concluso. Ovviamente questa attività può avere dei tempi variabili a seconda della complessità, della criticità degli accertamenti. L'articolo 14 della legge fondamentale sulle contestazioni amministrative, che è la legge 689 del 1981, stabilisce che ordinariamente l'accertamento ispettivo dovrebbe portare poi alla redazione di un verbale nel termine massimo di 90 giorni dalla data in cui gli accertamenti sono conclusi. È un'indicazione di massima, sappiamo che gli accertamenti a volte possono essere funzionali alla verifica di più posizioni e quindi in questi casi c'è la possibilità di prolungarli dove ciò sia giustificato da dover acquisire prove, testimonianze, documenti che devono essere però formalmente chiesti, come del resto la stessa testimonianza dei lavoratori, attraverso un'attività di verifica che può essere più o meno lunga, ripeto, a seconda della situazione che si deve accertare. Molto brevemente, lo dico perché queste cose sono preliminari, diciamo, al mio discorso principale, ci sono alcuni step all'interno del procedimento ispettivo che devono essere obbligatoriamente seguiti. Quindi i contenuti del verbale di primo accesso e del verbale di accertamento sono cristallizzati in una serie di norme che li specificano in maniera molto chiara. Quindi il fatto che nel verbale di primo accesso ci debba essere necessariamente l'identificazione dei lavoratori trovati intenti a lavorare, la descrizione del loro abbigliamento, delle modalità del loro lavoro, l'annotazione delle dichiarazioni eventualmente rilasciate, le considerazioni dello stesso datore di lavoro rese in sede di accesso anche successivamente, queste cose devono essere tutte verbalizzate, perché poi l'accertamento ispettivo possa proseguire in maniera formalmente corretta. Come verbalizzate devono essere le richieste documentali che gli ispettori del lavoro presentano al soggetto ispezionato. Ci sono ordinariamente anche dei termini entro cui il soggetto ispezionato deve produrre determinati documenti. Sono dei termini che vengono classificati come perentori all'interno dell'accertamento, in quanto una volta trascorsi questi termini, l'ispettore si può tenere libero di contestare determinate omissioni o l'assenza di produzione documentale, con conseguenze anche qui sul piano amministrativo. In alcuni casi più gravi però di altri, l'ispettore può adottare anche un provvedimento che si chiama provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, previsto dal testo più volte modificato, peraltro dell'articolo 14 del decreto legislativo 81/2008. Questo provvedimento è adottato in tutte le occasioni in cui è riscontrato in sede di accesso ispettivo l'impiego di personale non regolarmente assunto, non regolarmente inquadrato, in misura pari o superiore al 20% dell'organico identificato come organico dell'azienda nel corso dell'accesso ispettivo, e questo provvedimento può essere revocato solo con la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori trovati in nero, comunque in posizione di scopertura rispetto agli obblighi di comunicazione e contributivi da parte del personale ispettivo. Un provvedimento che viene adottato invece molto più spesso che non quello di sospensione, che è limitato a questi casi di particolare gravità, è il provvedimento di diffida. La diffida oggi non è più contenuta in un verbale autonomo, ma viene inserita all'interno del verbale unico d'accertamento e notificazione
al fine di consentire al datore di lavoro di regolarizzare le inosservanze sanabili. Quindi questa diffida ha proprio la funzione di consentire al datore di lavoro di completare l'attività di regolarizzazione eventualmente non fatta in precedenza all'interno dello stesso procedimento ispettivo e quindi di conseguire quei benefici anche su un piano sanzionatorio che derivano dalla adozione di tutte queste misure di regolarizzazione. In altri paesi, mi viene in mente la Germania in questo momento, ma questa diffida a regolarizzare esclude, se ottemperata addirittura, la adozione di sanzioni amministrative. Da noi in Italia non è così, in realtà c'è una via di mezzo tra quello che è un orientamento severo e quello sicuramente più basato sulla prevenzione. Da noi si è adottata una linea mediana, quindi la sanzione viene applicata anche nel caso di ottemperanza completa al diffida, ma viene applicata la sanzione minima, quella che corrisponde al minimo edittale, quindi con un notevole vantaggio sul piano diciamo sanzionatorio, sul piano economico, ma senza che anche nei casi più lievi ci sia una completa esclusione del pagamento della sanzione, anche dove, ripeto, il verbale venisse completamente ottemperato dal soggetto datoriale. Nei casi più lievi ancora, anziché la sospensione, anziché la diffida e la verbalizzazione, si ha un provvedimento che si chiama disposizione, che è previsto dal decreto legislativo 124/2004, ultimamente molto più adottato che non in passato. Qui la disposizione viene adottata dall'ispettore quando ci sono dei rilievi da fare sulla condotta datoriale che non consistono in vere e proprie violazioni amministrative che poi producono sanzioni amministrative. C'è un provvedimento che dispone, in pratica è invita il datore di lavoro a svolgere determinate attività, ad esempio la formazione per gli apprendisti, che viene in mente il caso più semplice, più frequente, ma non è l'unico, potrebbe non essere l'unico, soprattutto alla luce di una senz'altro presente tendenza a ampliare le casistiche di questa disposizione. Quindi finora è stato poco utilizzato come istituto, nei prossimi anni, anche per quella che è la situazione che stiamo vivendo, sarà sempre più frequente. Chiaramente la disposizione si inserisce in un filone, diciamo, interpretativo che porta sempre a privilegiare l'aspetto prevenzionistico, più che quello dissuasivo in senso proprio. Quindi questo è un altro dei motivi per cui si cerca di ampliare la diffusione. È chiaro che nei casi ancora più gravi ci possono essere delle sanzioni di natura penale e in questo caso gli ispettori possono adottare dei provvedimenti come quello di prescrizione obbligatoria dove si rintracciano delle norme appunto che possono portare a questo risultato, a questo adempimento amministrativo e addirittura nel caso in cui siano riscontrati dei reati l'ispettore può redigere notizie di reato delle proprie da trasmettersi alla competente procura della Repubblica. Un provvedimento amministrativo particolarmente importante che sta conoscendo oggi un impulso molto forte è quella che viene chiamata diffida accertativa, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 124, che non va confusa con la diffida ordinaria, quella di cui abbiamo parlato prima. La diffida ordinaria si dispone quando ci sono degli adempimenti di regolarizzazione, abbiamo detto, delle posizioni lavorative, quindi un lavoratore irregolare o addirittura sommerso che deve essere assunto, una posizione previdenziale o retributiva che si desume dal tipo unico del lavoro che non è conforme a legge o conforme alle disposizioni contrattuali, allora deve essere sanata, comunicazioni agli enti competenti non effettuate, che quindi vengono effettuate a seguito
dell'adozione dei provvedimenti di fila. Questi sono casi diversi da quelli che si legano all'operatività della diffida accertativa, che ha oggetto crediti patrimoniali. Quindi il lavoratore ha dei crediti accertati nei confronti del datore di lavoro, importi non corrisposti, allora l'ispettore può adottare questo provvedimento nei confronti del datore di lavoro, intimando sostanzialmente a pagare queste somme, a, diciamo così, adempiere al suo impegno di ottemperare le obbligazioni economiche pecuniarie che gli ricadono in forza del rapporto di lavoro. E bisogna andare cauti qui con la diffida accertativa, perché molte volte si confonde questo tipo di atto con un vero e proprio decreto ingiuntivo del giudice. È vero che l'effetto può essere simile entro certi limiti, la diffida acquisisce valore di titolo esecutivo, come del resto anche il decreto del giudice, però attenzione, perché parliamo sempre di un atto che può avere poi una vicenda di verifica successiva da parte dello stesso dirigente dell'ufficio preposto all'attività ispettiva in primis, e comunque teniamo sempre presente che è l'esito, il frutto di un'attività di vigilanza, di controllo, e come tutte le attività possono essere poi messe in discussione dall'autorità giudiziaria, addirittura contro la diffida accertativa. Non solo si può presentare un ricorso al direttore pro tempore dell'ufficio nel quale operano gli ispettori che l'hanno adottata, ma è anche possibile attivare un tentativo di conciliazione, esattamente come accade nei casi di richiesta di intervento. Quindi vuol dire che è un atto sì di accertamento, ma che non è definitivo in quanto tale, quindi può essere messo in discussione. Il procedimento sanzionatorio vero e proprio, quello che presiede all'applicazione all'adozione e all'applicazione delle sanzioni amministrative, trova il suo atto principale, più importante, appunto nel verbale unico d'accertamento e notificazione. Anche qui tante discussioni possono essere evitate in modo molto, diciamo, limpido, dando alcune indicazioni di massima che io vorrei darvi cogliendo questa occasione. Insomma, è chiaro che il verbale unico d'accertamento e notificazione è un atto dell'ispettore del lavoro, che in quel momento fa parte di un determinato ente, che è l'ispettorato territoriale del lavoro. È un atto che contiene la descrizione dei fatti, la motivazione, il contenuto delle violazioni amministrative contestate, la somma che si può pagare, misura minima, misura ridotta, per estinguere il procedimento. Però non è un atto del dirigente dell'ufficio, né men che meno un atto del giudice, è la conclusione dell'attività di verifica, di vigilanza, di controllo operata dall'ispettore, che proprio per facilitare la parte che lo riceve racchiude tutta una serie di documenti e di atti che fino al 2010 venivano notificati separatamente l'uno dall'altro. Quindi prima si procedeva alla notifica della verbale di ispezione, poi della diffida o dell'eventuale diffida per allora, quando le regolarizzazioni fossero già avvenute, poi della contestazione di illecito. Ora, è stato un innegabile progresso che a partire, ripeto, dal 2010 si sia unificato in un unico testo tutto quello che riguarda la verbalizzazione ispettiva, quindi l'attività degli ispettori. E questa è stata una scelta precisa del legislatore, anche per limitare, non per ridurre le spese di notifica, come qualcuno a volte dice in maniera anche un po' sbagliata, ecco, ma per consentire alla parte di difendersi anche meglio e di avere cristallizzato in un unico atto una serie di verbalizzazioni e di provvedimenti che presi separatamente l'uno dall'altro potevano anche suscitare qualche difficoltà, no? Di interpretazione e di adesione. È chiaro che, come tutti gli atti molto corposi, è un atto di difficile lettura, il verbale unico d'accertamento.
omogenea, avere una certa dimestichezza, ecco, ma non perché sia necessariamente scritto in un linguaggio tecnico o incomprensibile, perché chiaramente comprende varie sezioni e non si può prenderlo in esame se non integralmente e con un'unica, diciamo, unico metodo di valutazione. Letto bene nel verbale c'è scritto tutto quello che serve per poter aderire alla ricostruzione operata dall'ispettore o per poterla contestare, nel caso contrario. I termini indicati nel verbale unico sono perentori, non perché li scrive l'ispettore evidentemente, ma perché corrispondono all'applicazione di determinate disposizioni legislative che nel verbale vengono puntualmente richiamate. Quindi sia i termini per l'eventuale regolarizzazione che per l'eventuale pagamento delle sanzioni sono scritti in maniera molto dettagliata e chiara. In genere, comunque, in generale, c'è una fase, una parte iniziale dove in buona sostanza si prescrivono determinati comportamenti, determinate condotte di regolarizzazione all'interno della cosiddetta diffida di cui ho parlato poco fa, e c'è un termine per regolarizzare, per ottemperare, per pagare la sanzione in misura minima. Le due cose vanno tenute insieme. Tante realtà imprenditoriali incorrono in un errore tremendo che porta delle conseguenze negative sul piano economico che possono essere facilmente evitate. Se io pago la sanzione in misura minima, magari ampiamente nei termini, ma non accompagno questo pagamento alla regolarizzazione delle posizioni, francamente, detto tra me e voi, è assolutamente inutile procedere al pagamento della sanzione in misura minima, perché quel pagamento non sarà mai considerato sufficiente da parte dell'ufficio per estinguere la pratica. Quindi perché ci sia l'estinzione assoluta della pratica ispettiva già in sede ispettiva, occorrono entrambe le cose, il pagamento della sanzione al minimo di tale come calcolato dall'ispettore, ma sulla base delle norme di legge che sono applicate alle varie violazioni, e da una parte, e dall'altra la regolarizzazione di quella o di quelle posizioni che l'ispettore ha verificato essere errate, irregolari. Così. Le due cose devono andare avanti insieme e procedere insieme entrambe nei termini indicati nel verbale, altrimenti se manca il pagamento o manca la regolarizzazione non basta l'una o l'altro degli adempimenti per poter chiudere il discorso, la pratica andrà avanti e quindi l'ispettore la rapporterà, quello che si chiama appunto rapporto, al processo legale dell'ispettorato territoriale, che procederà poi alla redazione dell'atto che si chiama ordinanza di ingiunzione nei casi in cui viene ingiunto una somma di denaro, o si chiama ordinanza di archiviazione, dove gli atti invece debbano essere per varie ragioni archiviati. È una decisione questa non del singolo ispettore ma del dirigente dell'ufficio con l'avallo, sulla base della proposta sostanzialmente del processo legale dell'ITM. È chiaro che l'ordinanza di ingiunzione non impone nessun tipo di regolarizzazione ma solo il pagamento di una somma di denaro, chiaramente in genere più alta di quella indicata nel verbale, perché evidentemente non perché ci siano degli interessi o delle maggiorazioni che chiaramente non esistono in questa fase, ma perché quella che è indicata nel verbale è la misura minima o al più la misura ridotta della sanzione, non la misura ordinaria della sanzione. Quella che invece è indicata in ordinanza è la misura ordinaria che si calcola sulla base dei criteri ordinari, non è un'agevolazione come quella che invece è contenuta nel verbale. Rispetto ai verbali sappiamo che possono essere presentati scritti difensivi, si può chiedere di essere sentiti in condizione personale rispetto invece all'ordinanza, nel termine di 30 giorni dalla sua notifica si può impugnare la stessa davanti al tribunale ordinario che è competente, non è assolutamente competente il giudice di pace contro le ordinanze di ingiunzione dell'ITL, il giudice di pace è competente in materia di autotrasporti sulle ordinanze di ingiunzione, sui verbali della prefettura, ma questo è un altro aspetto che non c'entra niente con le sanzioni amministrative in materia di lavoro, infatti il settore degli autotrasporti è presidiato dalle norme del codice della strada, non da quelle in materia di lavoro, per cui occorre fare
questo tipo di precisazione, un'ordinanza di ingiunzione adottata dall'ITL, un'ordinanza che ha ad oggetto sanzioni amministrative in materia di lavoro, in materia lavoristica, per violazioni in materia di lavoro. La gran parte delle violazioni commesse nel settore degli autotrasporti sono violazioni del codice della strada, anche quelle sui riposi e i tempi di guida. E competente ad adottare i relativi atti è la prefettura, non è l'ispettorato territoriale del lavoro, anche se gli ispettori possono contestarle in prima battuta, ma poi l'adozione delle ordinanze e la difesa in giudizio spetta la prefettura. L'iscrizione a ruolo in cartella delle somme non pagate avviene evidentemente solo se l'ordinanza di ingiunzione viene adottata, regolarmente notificata e non pagata. Questo è un po' l'iter sanzionatorio in generale, no? che ci troviamo davanti a noi. Venendo alla parte di contestazione vera e propria, ecco, ci sono poi delle casistiche molto diverse a seconda del tipo di violazione che viene presa in esame. Qui c'è una slide che illustra molto bene come all'interno del verbale unico ci possono essere delle violazioni contestate che hanno un carattere di sanabilità, accanto ad altre che invece hanno carattere di insanabilità. Per quanto riguarda le prime, è possibile, accedendo alla procedura di diffida, regolarizzare e pagare l'importo. Nei casi di lavoro sommerso, vedete, facciamo già un esempio così entriamo un po' nel merito, il termine unitario per regolarizzare le posizioni di lavoro nero e pagare la sanzione minima è il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico d'accertamento, tutte le volte in cui scatta l'obbligo del mantenimento in servizio del lavoratore. Perché 120 giorni? Perché la norma dispone che il mantenimento in servizio debba durare almeno 90 giorni, e questo evidentemente porta con sé, il fatto che debbano scadere i 90 giorni di mantenimento in servizio per poter verificare se l'ottemperanza è completa. Quindi si dà un termine ancora più lungo, 120 giorni appunto dalla notifica, per consentire la verifica dell'adempimento, della regolarizzazione e pagamento della sanzione minima. Ripeto, anche qui la regolarizzazione e il pagamento devono andare di pari passo, quindi devono essere compiute contestualmente. Se la diffida non viene ottemperata, è possibile tuttavia pagare la sanzione misura ridotta, che è più alta sicuramente della sanzione misura minima, ma non impone come tale la regolarizzazione delle posizioni, e questo si può fare nei 60 giorni successivi a quelli indicati nella diffida. Come presentare ricorso rispetto ai vari provvedimenti? Abbiamo già detto qualcosa, quindi entriamo un po' più nel dettaglio. Rispetto al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, che ripeto, sia quando c'è l'occupazione di lavoratori sostanzialmente in nero, in misura pari o superiore al 20% dell'organico aziendale, che è un ricorso amministrativo, quello che si deve presentare, quindi competente tribunale amministrativo regionale. Per quanto riguarda invece la verbalizzazione unica, quindi l'impugnazione, diciamo così, del verbale unico d'accertamento e notificazione, questa si fa tendenzialmente con la presentazione di memorie difensive all'ispettorato territoriale. Perché all'ispettorato territoriale? Perché è l'ente che poi adotterà l'ordinanza, quindi è chiaro che le memorie difensive e le richieste di essere sentiti in audizione hanno come riferimento l'ispettorato territoriale del lavoro, il processo legale in particolare, anche per quei verbali unici adottati dalla Guardia di Finanza, dall'INPGI, da altri enti che nulla c'entrano con l'ITL, ma i cui rapporti vengono poi acquisiti comunque dall'ITL. Il termine per la presentazione di questi scritti difensivi varia a seconda del tipo di violazione che viene contestata nel verbale. Vedete, io ho indicato i vari termini. Ovviamente presenza di varie verbalizzazioni, è possibile rispettare questi termini se si legge il verbale con attenzione, è possibile rintracciare
sia l'indicazione specifica di questi rimedi che anche il termine che ci serve per poter fare questo tipo di operazione, di contestazione. È una contestazione che non approda per il momento nelle aule giudiziarie, perché come sapete rispetto ai verbali ispettivi non è possibile, non è possibile, lo sottolineo a chiare lettere, l'impugnazione giudiziale, ma solamente una contestazione di tipo amministrativo. La contestazione giudiziale è possibile, vedete al punto 4, solo contro l'ordinanza di ingiunzione, solo nel momento in cui viene adottata l'ordinanza di ingiunzione e con ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla sua notifica. Una soluzione alternativa rispetto a quella delle memorie difensive, ma che viene anche praticata insieme, non so perché, comunque da tanti viene praticata anche insieme, è quella del ricorso amministrativo al Comitato Interregionale per i Rapporti di Lavoro, che ha gli stessi termini identici di presentazione degli iscritti difensivi rispetto all'atto territoriale. Anche questa è una soluzione non malvagia, ma che chiaramente tiene la pratica su un piano meramente amministrativo, quindi la valutazione che fa il Comitato Interregionale. E per noi, per Piacenza e competenze, competente Venezia, perché Emilia Romagna, Veneto, Marche e il Veneto e le Marche sono all'interno dell'Ispettorato Interregionale di Venezia, dicevo, questa valutazione è sempre allo stato degli atti, è sempre documentale, non è possibile all'interno di un ricorso amministrativo comitato interregionale chiedere di sentire dei testimoni, ad esempio, cosa che sarà possibile solo nel ricorso giurisdizionale contro l'ordinanza di ingiunzione. Quindi c'è una cadenza, no? Un iter che deve essere rispettato. È evidente che l'ordinanza di ingiunzione verrà adottata solo dopo che sono conclusi tutti questi vari step temporali che abbiamo visto nei primi tre punti. Quali sono i principi generali del sistema sanzionatorio amministrativo? Cioè queste violazioni amministrative che vengono contestate dagli ispettori, quale fondamento ha? È presto detto. Prima del 1981 la gran parte delle disposizioni punitive in materia di lavoro prevedevano l'intervento della giustizia penale. Quindi prima del 1981 gran parte degli illeciti in materia di lavoro erano ricompresi nella sfera penale. Di fatto chi svolgeva attività di vigilanza all'epoca faceva delle grandi notizie di reato alla procura segnalando dei comportamenti illeciti, perché a quei comportamenti illeciti conseguivano per lo più delle fattispecie di reato. Ora, questa situazione chiaramente non era l'ideale, perché evidentemente non si può pensare che tutte le condotte illecite in materia di lavoro abbiano una tanta gravità da essere ricomprese all'interno dell'insieme dei reati. Il legislatore ha pensato così nel 1981, tra le altre cose, ha adottato una legge chiamata non a caso di depenalizzazione, che ha portato, ha ricondotto all'interno dell'ambito delle sanzioni amministrative tutta una serie di fattispecie, di situazioni oggettive che potevano comportare prima una pena. Attualmente la sanzione amministrativa ha carattere pecuniario, quindi quello che viene chiesto sostanzialmente al datore di lavoro inadempiente è di pagare una somma penale. Una sanzione pecuniaria sì, ma non un semplice credito dello Stato. Bisogna fare tantissima attenzione, perché è invalso, soprattutto negli ultimi anni, non so neanche bene perché, uno strano strana interpretazione, chiamerei così. Allora, la sanzione amministrativa è uguale a un credito contributivo da parte dello Stato, addirittura un credito del lavoratore. Niente di tutto questo, la sanzione è una sanzione. Quindi, allo stesso modo come io posso condurre un veicolo in una zona a traffico limitato senza avere l'autorizzazione e il permesso e subisco una sanzione,
nella stessa misura e maniera, se sono un datore di lavoro e gestisco male il rapporto di lavoro con i miei dipendenti, subirò una sanzione. Ma quella sanzione non è un credito dello Stato per rispetto al datore di lavoro, per una serie di fatti che poi non si capisce bene quali debbano essere, no? Quindi bisogna veramente essere attenti. Quello che viene imputato a titolo di sanzione amministrativa, tra l'altro un soggetto persona fisica, poi lo vedremo cosa vuol dire questo, ha caratteristiche completamente diverse dal semplice credito che un organo statale, un organo di controllo può avere nei confronti di determinato soggetto. È una cosa completamente diversa. Tanto è vero che nell'ordinamento sanzionatorio amministrativo non si applicano tutte le disposizioni che si applicano ad esempio in materia fiscale o in materia contributiva, perché un altro insieme di norme ha un'altra valenza. Una delle cose un po' più curiose, se vogliamo, è un corollario di quello che stiamo dicendo, è il fatto che io vengo punito se commetto una violazione in materia di lavoro di tipo amministrativo sulla base delle disposizioni, delle norme che erano in vigore nel momento in cui il fatto è stato commesso. Voi sapete che non funziona così ordinariamente negli altri campi del diritto. Se il Parlamento cambia una disposizione, anche se io ho commesso un fatto in un periodo antecedente alla modifica operata in sede legislativa, a me si applicherà la nuova disposizione, quella attualmente in vigore, non la precedente. Invece nel sistema sanzionatorio amministrativo non è così. Continua ad applicarsi al fatto che viene contestato in sede ispettiva quella sanzione, quella norma che era in vigore in quel momento, nel momento in cui il fatto era commesso. Quindi anche eventuali normative di maggiore favore successive non vanno a incidere sulla situazione precedente. Non solo, ma noi siamo abituati nel mondo del diritto del lavoro a ragionare in termini di lavoratore e di ditta barra società, comunque azienda, no? Le due parti del rapporto sembrano essere queste. Bene, poi ci sorprendiamo perché all'interno del sistema sanzionatorio amministrativo responsabile non è la ditta o la società, è la persona fisica identificata dall'ispettore come trasgressore autore delle violazioni, prima ancora che la ditta o la società. Quindi se io ricopro un ruolo all'interno di una società, che è quello della presidenza del consiglio di amministrazione, dell'amministrazione come amministratore unico, oppure in base a determinate deleghe o determinate responsabilità, io risponderò come persona fisica per quella violazione, non perché la società mi risponde. Questo è uno degli aspetti più problematici. Questo però spiega anche perché molte delle sanzioni ispettive poi vengono irrogate anche dove la ditta o la società sia nel frattempo cessata. Perché? Perché se è responsabile innanzitutto la persona fisica, non ha rilevanza il fatto che poi in un momento successivo la ditta sia estinta, sia cessata, sia stata cancellata la Camera di Commercio. Queste sono vicende estintive successive che non vanno a toccare il fatto che la violazione sia stata commessa. Commessa da chi? Dalla persona fisica. Ovviamente da chi può essere definito autore della violazione, quindi da chi può essere definito trasgressore. Ovviamente non normalmente, non un qualsiasi dipendente, non un qualsiasi consigliere d'amministrazione, di solito o il titolare della ditta individuale o la persona che all'interno della società ha una posizione apicale, o comunque quella posizione delegata che però implica delle responsabilità di gestione del personale effettive e dirette, formalmente risultanti da atti sottoscritti, e non diciamo una responsabilità assegnata di fatto, perché questa non rileva sul piano amministrativo. La persona giuridica, cioè la società, risponde anch'essa delle violazioni amministrative? Sì,
ma risponde non come autore della violazione, ma come obbligato insolito al pagamento. Quindi se la somma viene pagata dalla ditta para società anziché dalla persona fisica, non fa differenza, d'accordo? Però la responsabilità della persona giuridica sarà sempre di obbligazione solidale, non sarà mai di obbligazione diretta o principale. La sanzione viene determinata tra un minimo e un massimo, quindi la maggior parte delle norme giuridiche che presiedono al diritto del lavoro, al sistema sanzionatorio amministrativo, prevedono non una sanzione fissa, ce ne sono solo pochissime che prevedono una sanzione fissa, ma prevedono un minimo massimo edittale. L'eccezione più grande di sanzioni che prevedono un importo fisso è quella legata alle posizioni di appalto illecito. In quel caso c'è una sanzione fissa, ma sono veramente poche oggi le norme vigenti che prevedono una sanzione fissa. Chiaramente la sanzione fissa è più facile da calcolare perché è un mero calcolo matematico, invece la previsione di un minimo e di un massimo edittale fa sì che la sanzione venga determinata in concreto all'interno di un range, come potete immaginare, abbastanza ampio tra l'altro, e quindi questo amplifica, diciamo, il potere di valutazione di chi poi adotta gli atti definitivi. L'ITL ha proprio questo compito di determinare la sanzione amministrativa, in particolare nella sua parte di controllo legale. Normalmente l'ispettore non ha margini di valutazione perché applica il minimo edittale in tutti i casi di regolarizzazione potenziale o attuale. In assenza di regolarizzazione si applica, abbiamo detto, la misura ridotta, quindi che corrisponde normalmente al doppio del minimo edittale. E anche questo è un dato fisso, perché chiaramente si prende in esame l'importo previsto dal legislatore come minimo o doppio del minimo, quindi è un calcolo matematico. Invece il processo legale fa una valutazione più ampia perché va, diciamo così, a valutare anche altri criteri, la collaborazione dimostrata, palesata dal soggetto ispezionato, il fatto che alcune violazioni siano più gravi di altre, il fatto che siano connesse tra di loro, che rende poi la violazione più grave, chiaramente, e soprattutto se vi siano stati dei precedenti a carico dello stesso soggetto ispezionato, perché questo chiaramente legittima l'Ispettorato Territoriale del Lavoro a andare oltre quello che è il tetto della sanzione misura ridotta prevista in verbale, applicando quindi come sanzione ordinaria un importo più alto. Chiaramente si potrebbe anche verificare in una fase successiva, quella ispettiva, che l'accertamento non è fondato in tutto o in parte, allora si adottano i provvedimenti e gli atti conseguenti, tra cui appunto l'ordinanza di archiviazione viene adottata solo nei casi appunto estremi in cui l'accertamento non sia per niente fondato, ecco, però ci sono comunque indicativamente un 5-10% di pratiche che sono non sono oggetto di un'ingiunzione, ecco, generalmente questa è la percentuale normale, ordinaria. Quali sono le principali violazioni e sanzioni amministrative che possono portare a questo intervento sanzionatorio dell'ufficio? La più conosciuta forse la cosiddetta maxi sanzione per lavoro sommerso, che punisce la condotta del datore di lavoro che occupa lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. Non si applica ai lavoratori domestici, non si applica ai lavoratori autonomi, non c'entrano niente perché non sono considerati lavoratori sommersi dal nostro legislatore, che considera solo i lavoratori subordinati all'interno di questa indicazione. Però questa non è l'unica delle possibili, delle potenziali violazioni amministrative che l'ispettore del lavoro può contestare. Certamente costituisce quella più conosciuta, ma normalmente nei casi meno gravi quello che emerge è la gestione del singolo rapporto di lavoro, quindi le comunicazioni omesse o inesatte che si fanno al centro per l'impiego o all'INPS, la consegna o la mancata consegna al lavoratore del contratto di lavoro, della cosiddetta lettera di assunzione, la
omissione o la tardività o l'inesattezza delle registrazioni sul libro unico del lavoro, l'omessa tardiva comunicazione di infortuni sul lavoro, l'omessa consegna al lavoratore per essere in riconoscimento. Queste sono le principali omissioni o condotte, diciamo, poste in essere ma tardivamente rispetto al termine che la norma prevede. È chiaramente diverso sul piano della gravità avere omesso un adempimento, averlo compiuto in ritardo, però se una norma prevede che un adempimento deve essere compiuto entro un determinato termine, ad esempio l'assunzione del lavoratore entro le ore 24 del giorno antecedente rispetto all'entrata in servizio, ebbene questo termine è perentorio, quindi io non posso sanare la situazione nei casi ordinari attuando la comunicazione in ritardo, perché evidentemente avrò delle conseguenze sanzionatorie. Questo almeno nel nostro sistema. Poi è chiaro che sono scelte legislative queste, ci sono paesi, ho già ricordato prima, dove il fatto di sanare un'irregolarità non necessariamente comporta una sanzione amministrativa. Da noi anche un'irregolarità sanata ordinariamente comporta una sanzione amministrativa, a meno di particolari casistiche, che sono talmente particolari e specifiche che non sto neanche a dire, ma quello che a noi deve interessare è l'ordinaria attività e quindi l'ordinario criterio di valutazione. Poi ci possono essere delle giustificazioni eccezionali, dei casi eccezionali in cui si ritiene incolpevole un determinato inadempimento. Però questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano, comunque va valutato caso per caso. Queste sono le casistiche più frequenti, no? Che si vedono più spesso nei verbali. Quello che lascia un po' perplesso, devo dire la verità, vedendo le cose in maniera molto, molto quotidiana, perdonatemi, ma queste sono cose che se mi tengono impegnato ordinariamente, insomma, nell'attività ordinaria di tutti i giorni, quello che a me lascia molto perplesso è proprio l'effettuazione tardiva di tanti adempimenti, di tante comunicazioni, apparentemente senza una giustificazione specifica. Certo, ci può essere anche il caso in cui effettivamente un adempimento tardivo è incolpevole, però molto spesso tanti cadono in violazioni non particolarmente gravi, questo voglio dire. Però ripetute, però caratterizzate proprio da un margine di negligenza molto lieve, che però comunque una sanzione comporta. Penso al caso più clamoroso, quelle delle cessazioni delle ditte. Allora, stranamente, ogni anno abbiamo decine, centinaia addirittura di casi di aziende che cessano in maniera molto regolare, anche molto chiara, con comunicazioni plurime fatte a varietti, ma alcune di queste comunicazioni vengono fatte tardivamente, magari anche di pochi giorni oltre il termine che il legislatore prevede. Pensiamo ai 30 giorni per la comunicazione della cessazione all'INAIL, per l'obbligo assicurativo, viene rispettata pochissimo questa regola. È chiaro che poi l'intervento sanzionatorio non è un intervento clamoroso, perché parliamo di 100, 200, 250 euro, cioè di sanzione amministrativa al massimo, però voglio dire, è comunque innegabile che una violazione sul piano della tardività dell'adempimento in questi casi esiste, quindi bisogna fare particolare attenzione, perché poi sono delle situazioni molto anche clamorose, visibili, voglio dire evidenti, ecco, quindi non è possibile pensare che ci sia una mancata valutazione di questi fatti che poi nella gran parte però non costituiscono illeciti di particolare gravità, assolutamente. Quello che riguarda il lavoro sommerso, se ci può interessare molto brevemente, è questo. Attualmente la sanzione ha una configurazione che è quella che le è stata data a partire dal 1 gennaio del 2019, che comporta una
variabilità per scaglioni dell'impatto sanzionatorio che si ha nei casi di occupazione per lavoro nero. Vedete che chiaramente c'è un raddoppio, no? In presenza di più scaglioni, da uno scaglione all'altro. Gli scaglioni sono dati per il lavoro nero dal numero di giornate di lavoro effettivo accertate in capo a un lavoratore. Chiaro che sono tutte sanzioni diffidabili, quindi la somma che vedete più a sinistra per ciascuno degli scaglioni è il minimo edittale che può essere pagato contestualmente alla regolarizzazione, quindi estinguere completamente l'accertamento. Queste somme vanno aumentate del 20% solamente per i casi più gravi di occupazione molto poco frequente, della verità, di occupazione irregolare di stranieri completamente privi del permesso di soggiorno e minori in età non lavorativa, cioè infra 16 anni. Quindi questo è un po' il dato più grave in assoluto, ma è meno frequente, molto meno frequente del dato ordinario. E come si fanno a determinare i giorni di lavoro effettivo nella contestazione del lavoro sommerso? Bella domanda, perché qui entriamo in un campo particolarmente problematico. È chiaro che l'ispettore deve acquisire più elementi di prova possibili che possano sostenere una determinata posizione. In genere non viene sentito solamente il lavoratore interessato, ma vengono acquisiti documenti, testimonianze di altri soggetti e così via. Tutto questo può portare poi a valutazione di questa natura, di questo tipo. Teniamo sempre veramente presente però che è difficile, questa è la sanzione sicuramente più importante, più significativa, però tutte le più ostiche posizioni di contenzioso che può avere un ispettorato sono su altre tipologie di sanzione, non tanto sul lavoro sommerso, anche se questa quantitativamente è notevole. Perché? Perché evidentemente c'è, rispetto a quello che viene definito volgarmente lavoro nero, c'è una maggiore capacità di regolarizzare, di aderire all'operato ispettivo. È molto più difficile trovare delle contestazioni vere e proprie su queste cose, tranne che in qualche caso isolato, particolarmente ostico. In genere sono altri adempimenti, no? Quelli che con cui ci confrontiamo in maniera più pesante ogni giorno. Nella normativa attuale sulla maxi sanzione un certo spazio ce l'ha anche la cosiddetta recidiva specifica, cioè se io contesto degli illeciti analoghi nei 3 anni precedenti, notifico l'ordinanza di ingiunzione, questa non viene impugnata, non viene pagata, quel precedente mi produce automaticamente un effetto diciamo così penalizzante sugli importi sanzionatori che abbiamo visto prima, che vengono aumentati del 20%. Nella pratica non succede praticamente mai che si applichi questa maggiorazione, chiamiamola così, perché le ipotesi di recidive specifiche sono sul nero, sono estremamente rare. Oh, abbastanza interessante è quella che è la sanzione molto spesso applicata in materia di omesso infedele registrazione sul libro unico del lavoro. Oggi è un trattamento sanzionatorio molto mite, perché la sanzione è unica, indipendentemente dal numero dei lavoratori o dei mesi considerati all'interno del verbale. Vedete, parliamo sempre di un'unica sanzione, non c'è un effetto moltiplicatore. Ci sono 3 scaglioni che classificano determinati livelli di gravità, ma nel caso in assoluto più grave si va a avere un minimo edittale di 1.000 euro. Quindi qui c'è stato un intervento, a differenza di quello che abbiamo visto sul lavoro sommerso di grande inasprimento, c'è stato un intervento a livello quasi di deflazione, quindi è molto conveniente regolarizzare e pagare il minimo, perché chiaramente c'è un impatto sanzionatorio molto molto lieve. E invece la cosa strana è che proprio qui su questi aspetti si focalizzano molti accertamenti, e incredibile ma vero, ci sono molti problemi in termini di contenzioso sulla gestione del libro unico,
che non sul lavoro sommerso. Anche qui ci sarà una ragione. Io immagino che derivi dal fatto che la gestione di un determinato rapporto regolare investe tutta una serie di problematiche, anche di rapporto con il lavoratore o con i lavoratori, che vanno invece considerate con attenzione. Insomma, abbiamo parlato del part-time o dell'intermittente in una precedente sessione dei webinar, e vediamo, insomma, qui è chiaro che tutte le violazioni che hanno ad oggetto la mancata registrazione di ore di lavoro o la errata registrazione di alcune ore di lavoro possono comportare un intervento diretto dell'ufficio. Ecco, quindi bisogna fare molta attenzione a questo tipo di situazione. Veniamo a rispondere con l'ultima slide alla domanda iniziale, cioè la sanzione amministrativa, le violazioni amministrative contestate con queste modalità, che impatto hanno sui rapporti di lavoro? Non c'è sovrapponibilità, quindi il lavoratore che mi fa avvertenza non necessariamente chiede all'ispettore di fare una verifica ispettiva. Se viene fatta una verifica ispettiva, gli esiti di questa non necessariamente si tramutano in altrettante vertenze. Teniamo conto che tante questioni che sono tipiche della gestione dei rapporti di lavoro non sono punite dal sistema sanzionatorio che abbiamo visto poc'anzi. Se io sono un datore di lavoro e mi sbaglio ad adottare un provvedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore, un provvedimento che viene cassato, viene annullato, non subisco nessuna sanzione, semplicemente verrà annullato il provvedimento disciplinare che ho sbagliato ad adottare, punto e chiuso. Se io ho un debito retributivo puro e semplice nei confronti di un lavoratore, non gli ho pagato ancora il TFR, devo pagarlo, nonostante sia passato un arco di tempo comodo, non gli ho pagato una, due, tre mensilità di retribuzione, questo non comporta nessun tipo di sanzione, perché all'interno del nostro sistema queste condotte non sono sanzionabili. Lo stesso se ho adottato un provvedimento di licenziamento che il giudice ha dichiarato illegittimo, non scatta nessun tipo di sanzione, nessun tipo di reazione sanzionatoria per queste condotte. In altri casi io posso essere punito sul piano ispettivo, ma non ho fatto assolutamente niente di rilevabile sul piano, diciamo, del rapporto con il lavoratore. Io posso aver adempiuto tardivamente a alcune condotte che devo porre in essere perché il rapporto di lavoro sia regolare, ma questo mi comporterà una sanzione amministrativa senza che abbia un'incidenza diretta sulla retribuzione, sul trattamento contributivo del lavoratore. Quindi vedete, c'è una distinzione tra i due sistemi molto chiara, che a volte si fa un po' fatica a comprendere, anche perché il nostro sistema lavoristico viene da anni, se non decenni, di sovrapposizioni enormi. Però quello che è certo è che le due cose non vanno fraintese o confuse, quindi la comunicazione importante che va data specialmente ai datori di lavoro ma anche ai lavoratori è che questa condotta può essere rilevata, contestata in questi termini, non in altri, in questi termini sì, in altri no. Rispetto ai lavoratori direi molto semplicemente, molte volte non conviene presentare richiesta di intervento ispettivo, conviene di più presentare richiesta di avvertenza, perché a livello di intervento ispettivo quella cosa che tu rilevi non può avere nessun tipo di possibilità di verifica, perché è magari un semplice diritto di credito, per essere chiaro. Rispetto ai datori di lavoro si deve cercare, secondo me, di focalizzare l'attenzione su quegli adempimenti che possono sembrare meramente formali e che invece, se vengono dimenticati o posti in essere in modo erroneo, in modo inesatto, possono comportare delle conseguenze sanzionatorie, magari lievi, però certe, e quindi questa cosa ovviamente non fa piacere a nessuno. Io credo di avervi tediato anche abbastanza e mi taccio. E ringrazio ancora tutti i presenti e sono a disposizione per altre domande. Grazie dottor Sartori. Allora, intanto io ne approfitto per, a nome dell'Unione Commercianti e Presidente Chiappa, per ringraziare lei e tutte le TL per la disponibilità che ci ha voluto dare
questi tre incontri. Credo siano stati un primo approccio importante, esoustivo e soprattutto secondo me ben calibrato per le nostre aziende, per conoscere appunto queste tre tematiche. Io la ringrazio ancora tantissimo per la sua disponibilità, spero magari nel prossimo futuro, magari tra qualche tempo, di ripoter rivederci e risentirci, magari con un convegno dal vivo qui nella nostra sede, per riprendere queste tematiche, e magari ci risentiamo per anche altre tematiche che possono essere interessanti da riprodurre, da portare avanti, anche magari nuove che stanno per venire, perché magari la situazione poi ne richiederà di nuove formule, di nuovi magari accorgimenti per aiutare il mondo delle imprese, soprattutto nella ripartenza. Io, dottor Sartori, la ringrazio ancora, ringrazio la mia collega, la dottoressa Rastelli, per essere stata con noi oggi, ringrazio le persone che sono rimaste con noi, come sapete, il video sarà poi sul nostro canale YouTube. Dottor Sartori, grazie davvero di cuore di tutto e spero presto. Grazie a lei, grazie a tutti voi per l'ospitalità e non posso fare altro che rappresentare anche da parte del mio dirigente, il dottor Alessandro Millo, l'assoluta collaborazione che si deve dare, si deve avere tra soggetti che operano per la regolarità dei rapporti di lavoro, come facciamo noi, come fate voi, quindi questo è un aspetto che abbiamo in comune e che dobbiamo continuamente proseguire ad attuare. Grazie ancora, buona serata. Grazie. Arrivederci.